diciamo, di quello che sta avvenendo. È stato chiesto a me all'impronta di fare da prefatore, ancorché breve, di questo incontro, e do subito la parola alla dottoressa Cristiana Pasquinelli, consigliera della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che oggi ci ospita questo magnifico saloncino per i pistoinesi, il saloncino di Don Mario. Prego. Sarà un saluto brevissimo, quello che faccio oggi, sono qui a salutarvi da parte della Fondazione, che è sempre attenta e sensibile a quelle che sono le necessità del territorio e a quello che riguarda il recupero di quello che è il patrimonio storico, però è molto attento anche all'arte contemporanea. Da tempo infatti sono stati fatti diversi interventi, gli ultimi che sono stati fatti sono il giardino volante qui vicino e il padiglione di emodialisi, che è in sé per sé un'opera d'arte ma racchiude all'interno delle opere di arte contemporanea. E siamo qui oggi alla presentazione che Bruno farà dell'opera di Romualdo Ranaldi, che è stata installata nella terza cerchia delle mura urbane, e anche questa è un'opera di arte contemporanea, quindi anche qui c'è un abbinamento forse anche un pochino ardito, però sembra che stia avendo un bel successo tra arte contemporanea e storia, praticamente patrimonio storico della città. Quindi io non voglio rubarvi oltre, la Fondazione è sempre a disposizione per interventi di questo tipo, per ospitare i Rotari o chi ha necessità di questi spazi. Lascio lo spazio alla presentazione vera e propria. Chi è che mi segue? Grazie, grazie, grazie. Allora, ora la parola alla protagonista, che la protagonista nel senso che rappresenta il Rotary Club Pistoia a Montecatini Terme, che insieme al Comune di Pistoia ha voluto quest'opera per segnare, diciamo, la loro presenza veronaria in Pistoia, capitale italiana della cultura 2017. Grazie, buonasera a tutti, e sono molto contenta di vedere il saloncino pieno di persone, e soprattutto con tanti amici. Siamo arrivati alla fine di un percorso bellissimo, meraviglioso, che mi ha entusiasmato e che ha visto protagonista le figure, quindi noi come Rotary, il Comune di Pistoia, che ha molto, molto collaborato. Vi dico due parole per quanto riguarda il perché, no? La nascita di questo discorso. Io da un po' di anni che frequento, che ho un carissimo amico che si chiama Paolo Santini, che ora purtroppo oggi non c'è, che è un po' influenzato abbastanza, quindi se ce la fa verrà dopo, e con lui ho fatto un po' un percorso, mi sto avvicinando all'arte contemporanea, per cui quando 2 anni fa sono stata eletta presidente, noi veniamo eletti in questa associazione addirittura quasi 2 anni prima, per cui ho avuto tutto il tempo di pensare, di vedere cosa poter fare, e la mia idea era proprio quella di fare un qualcosa relativo all'arte contemporanea. Non sapevo esattamente cosa, però questo era quello che mi affascinava. E quindi, parlandolo poi con Paolo, lui mi ha presentato quest'opera dell'artista Renato Ranaldi, che io sinceramente non conoscevo, che ho cominciato a leggere e a vedere qualcosa. Un artista che a me, come ho già detto, mi ha affascinato per la sua filosofia, per i suoi concetti filosofici, per la sua continua e costante ricerca nell'arte. E spero di poterlo presentare, vedere, mi ha invitato a vedere il suo studio, e quindi di vedere ancora di più, entrare ancora più in sintonia con l'artista. Quest'opera, Axis Mundi, è un qualcosa di collegamento cielo e terra, qualcosa che come dicevo prima parlando nel tragitto che abbiamo fatto venendo qua, è qualcosa che io non so spiegare con la testa, non so spiegare con le parole, ma sento qualcosa nel cuore che mi fa star bene vedendo questo collegamento.
E quindi con Costantina abbiamo iniziato a fare questo percorso. Oggi siamo arrivati alla conclusione di questo percorso e ne sono molto contenta. E un grazie di cuore va indubbiamente anche a tutti i nostri soci rotariani che hanno accettato con entusiasmo e con piacere la realizzazione di tutto questo. Un'altra cosa che mi ha molto stimolato anche in questa realizzazione è stato finalmente di vedere queste mura della città arricchite di un'arte importante, di una scultura importante, che purtroppo invece negli anni, nel tempo, erano sempre state, diciamo, offuscate, diciamo, messe un po' da parte rispetto a altre strutture che venivano sovrapposte, addirittura alcune demolite anche per fare strade, magari anche necessarie, non dico questo, però comunque non sono mai state arricchite. E tra l'altro sono mura molto antiche, mura molto importanti, che definiscono un po' tutta l'organizzazione della città. E quindi mi è piaciuta l'idea di arricchire queste mura, soprattutto in particolar modo la postiera di via Zamenhof, e di questo collegamento Maxis Mundi. E quindi è lì che è stato poi il grande intervento, il grande lavoro che ha fatto Paolo Santini, perché è stato il coordinatore di tutti i lavori, perché ha veramente messo insieme tutte le varie figure, da professionisti, artigiani, eccetera, che hanno messo in opera questo. Quindi poi sarà l'artista, il sindaco e Colà che daranno dei maggiori dettagli sull'opera. A questo punto mi devo fare dei ringraziamenti, ringrazio il sindaco che, come ho già detto, è stato veramente, che ha accolto prima di tutto con entusiasmo quando l'anno scorso sono andata a presentargli questo progetto, e che poi mi ha assistito veramente passo passo, come ho già detto, addirittura ieri mattina io gli ho mandato una mail, tra l'altro era il suo compleanno, e io gli ho mandato una mail non per fargli gli auguri di compleanno, ma per ricordargli che c'era da togliere un cartello stradale che dava particolarmente noia. E quindi ieri ho ricevuto la mail dove gli chiedevo: per favore, bisogna rimuovere questo cartello. Devo ringraziare ovviamente la Fondazione Casa di Risparmio che ci ha ospitato e che ci ha reso possibile questo contesto. E poi devo ringraziare ovviamente i soci rotariani. I soci rotariani, in particolar modo il Consiglio, che mi ha veramente supportato, aiutato e reso possibile tutto questo. Quindi un grazie a tutti e io vi lascio, do la parola a Ora entriamo nella presentazione vera e propria dell'opera, per chi non lo sapesse, ma tra un'ora e mezzo possiamo eventualmente in processione tutti andare a vederla. L'opera è all'intersezione tra via Fonda e via Zamenhof. La Presidente l'ha detta molto aulicamente, è una postiera, in effetti è una postiera, per il visto essi è un roccone, è uno dei rocconi delle mura, è un incrocio, quindi è un luogo che fin dall'antichità denso, è un luogo luminoso, un luogo di forze evocatrici che da questa opera, lo vedrete, trae nuovo vigore. Stasera abbiamo con noi Bruno Corà, antica consuetudine con Pistoia. È stato il primo curatore di Palazzo Fabroni, però oltre questo vorrei sottolineare, è un amico di Pistoia, il nostro sindaco, è inutile che ve lo presenti, lo conoscete bene, Renato Ranaldi, che anche lui è un sodale di Pistoia, una lunga consuetudine con Pistoia, forse precede quella di Bruno Corà, perché diciamo le frequentazioni con Gianni Ruffi, che vedo qui dal in sala, 65. Con la Donatella Giuntoli, con Fernando dal 65. Grazie e ora buon ascolto.
me preme naturalmente non presentare l'opera, ma porgere anche in questa forma solenne, pubblica, il ringraziamento della città a quanti hanno voluto, si sono adoperati affinché questo fosse possibile, che nella postierla, in questa nicchia alta, si collocasse un'opera così significativa di Renato Ranaldi. E quindi innanzitutto il ringraziamento va al Rotary, alla sua presidente, a tutti coloro che con lei, in questo avvicinarsi all'arte contemporanea, hanno ritenuto che fosse opportuno, possibile, aiutare anche un avvicinamento progressivo della città e dei cittadini pistoiesi, per il vero dentro un sentiero già battuto dalla città. Forse, lo si diceva prima con Bruno Corà, Pistoia è, in età contemporanea, una delle città che più ha frequentato questo rapporto tra antico e contemporaneo, come memento intorno alla considerazione banale, se vogliamo, ma non così scontata, che tutta l'arte, quando è autentica, è sempre autenticamente contemporanea. E questo dialogo tra le mura antiche della città e questa installazione così impegnativa, per quanto assolutamente scabra ed essenziale, l'Axis Mundi, mi pare un esempio luminoso di questo tracciato antico della città, che ha già visto opere importanti, opere pubbliche molto significative, di alcuni artisti anche presenti, alcuni che non ci sono più, ma potremmo dire morti e vivi con lo stesso impegno, insomma, no? Da Genore Fabbri a Ruffi, a Barni, a molti altri, i quali hanno arricchito la città di uno sguardo, di una prospettiva sulle cose della città, inevitabilmente inteso a provocare punti di vista diversi, anche perturbanti, anche inquietanti, anche tali talvolta da sollecitare, lo si diceva anche questo prima, reazioni poco urbane, se vogliamo, il catalogo degli epiteti di chi passando reagisce a installazioni d'arte contemporanea, non sempre immediatamente dentro l'intuizione del passante, rappresenta esso stesso una forma di reazione ambientale che si sedimenta in qualche modo nel rapporto con i luoghi, se è vero come è vero che i luoghi sono la forma che assume via via la vita delle persone, e la città è pensata per i cittadini, per coloro che la usano, per coloro che la abitano, che sono sempre anche i principali esperti della città. È particolarmente significativo il luogo scelto, perché tra la via Zamenhof e la via Fonda si godono prospettive che, se non ci si sofferma, non si immaginerebbero. Magari passando mille volte, ognuno di noi ha potuto vedere distrattamente in quel cannocchiale ottico che è via Fonda le colline sul varco di San Vitale, ma raramente si guardano le cose che ogni giorno vediamo. E così, a fianco della nicchia, c'è un'apertura nelle mura che rappresenta uno spaccato su questo cantiere infinitamente aperto delle aree ex Breda, nella loro zona est, che ci richiama in qualche misura ad una riflessione esigente, rigorosa. Ne abbiamo il tempo, ne abbiamo avuto il tempo fin troppo a lungo, potremmo dire, intorno alla importanza della cinta muraria della città per definire il genius loci, l'identità stessa della città. La riflessione anche sulla trasformazione urbanistica, non solo l'archeologia industriale, intorno alle prospettive delle aree ex Breda, si aprì con un dibattito più o meno coevo agli inizi della frequentazione di Renato Ranaldi con Pistoia, e ha visto tante pagine significative di riflessione sulla città che derivavano da una riflessione sulle prospettive delle aree ex Breda e viceversa. Centrale, almeno nelle pagine più alte di questa riflessione, è sempre stata la presenza delle mura, non infrequentemente purtroppo offuscate da superfetazioni che non dovrebbero essere, non sempre adeguatamente fatte respirare
come dovrebbero respirare, non sempre considerate come quel segno di limes, di confine, che è sempre ciò che unisce in quanto divide e divide in quanto unisce, anche un punto di frontiera e un punto di filtro tra la città a sud, in questo caso, e il cuore della città storica, riflessione intorno alla quale ebbero a scrivere pagine illuminanti Giovanni Michelucci, Giancarlo De Carlo, molti altri. Allora, uno dei pregi di questa installazione è anche richiamare in modo meno distratto di quanto non avvenga solitamente la nostra attenzione, il nostro sguardo e dunque anche la nostra riflessione intorno alle mura urbane, sotto le insegne di questo esperanto universale, la lingua universale che tentò Ludovico Zamenhof, e nella via Fonda che appunto disegna un canecchiale eottico con alle spalle, insieme alle mura, un punto di trasformazione così importante per la città. Il tema scelto e soprattutto l'artista Renato Ranaldi fanno poi il resto, e si direbbe che sono la più parte del senso di questa iniziativa e anche del significato che questa si depositi in un anno significativo per la città, come l'esperienza che stiamo vivendo come capitale italiana della cultura. Lo diceva già Claudio Rosati, che colgo l'occasione con Santini anche per ringraziare, perché sono i due curatori che con passione civile, obbedendo ad una antica amicizia per l'appunto, ma anche ad una profonda filia, ad un amore vero per la città, hanno con competenza, con acribia filologica, con attenzione al dettaglio, con sapienza tecnica, perché lo vedrete, si sta parlando di una struttura lignea impegnativa, non fosse altro per la sua estensione verticale, e lì occorreva sviluppare non soltanto la ripulitura delle mura, ma anche, diciamo, più in generale una sorta di pulitura degli spazi che è durata fino all'ultimo secondo, fino a ieri, evidentemente. Più che il mio compleanno è importante per essere il primo giorno della primavera, e noi infatti avevamo originariamente pensato di tenere a battesimo in qualche modo questa nuova primavera, il cambiare la stagione che cambia anche sempre la città, la percezione che i cittadini hanno della città, il 21 di marzo con l'inaugurazione che invece poi abbiamo fatto oggi. E appunto è grazie anche e soprattutto a Claudio Santini se si è arrivati ad oggi, e se si è arrivati ad oggi appunto offrendo alla città, per ora in termini che hanno un carattere potenzialmente delimitato nel tempo, ma altrettanto potenzialmente è questo un tema sul quale forse potremmo tornare anche a riflettere, naturalmente con la disponibilità del maestro, del curatore, di tutti coloro che hanno reso possibile questa vicenda. Ed è importante appunto perché Ranaldi ha una consuetudine antica, affettuosa con la nostra città. Segna di sé in qualche modo alcune delle pagine tra le più significative dell'esperienza della città contemporanea e in particolare dell'esperienza del Palazzo Fabroni. Inutile dire da questo punto di vista che il sodalizio, l'intreccio, la corrispondenza ad amorosi sensi, si potrebbe dire, con Bruno Corà, segna di sé gli esordi del Palazzo Fabroni con una delle mostre più importanti probabilmente di Ranaldi, non soltanto per le sue presenze pistoiesi tra il giugno e il settembre del 94, dietro la cura, la direzione artistica del palazzo di Bruno Corà, il quale da par suo dette una piegatura al palazzo, alla sua traiettoria, che ha acquisito da allora un respiro nazionale ed internazionale rispetto al quale probabilmente non si è sempre riusciti a corrispondere, diciamo, almeno per l'impegno degli inizi, che furono carichi di ben riposte speranze, ma il Palazzo Fabroni, come si vede, vive ancora oggi, avrà nuove stagioni di vita, senza quegli esordi sotto il segno luminoso, anch'esso, un nome tutelare a suo modo, di Fernando Melani,
di Donatella Giuntoli, persone che non ci sono più, mi piace ricordare in particolare Chiara D'Afflitto, ma che vivono non soltanto nel ricordo, ma nelle tracce vive che di sé hanno lasciato nella città. Noi oggi non saremmo nemmeno, come è evidente, la capitale italiana della cultura, che è il sedimento di generazioni che, impegnate nella vicenda culturale della città, hanno incrociato traiettorie di respiro mai provinciale per l'arte pistoiese. E infatti Ranaldi ha incrociato figure straordinarie di pistoiesi non d'adozione ma anche di nascita, come Chiavacci, come Ruffi, come Barni, Boscioni, Natalini e molti altri. E così appunto si rinnova oggi, sotto le insegne della capitale italiana della cultura, un rapporto importante tra Ranaldi, Corà e Pistoia, che ci fa piacere abbia questo segno fisico su un tema impegnativo. Io mi fermo in limine mortis, diciamo, sulle soglie di ciò che è discibile, almeno per me, perché su ciò di cui non si può parlare si deve tacere, bisogna lasciar parlare a coloro che invece è giusto parlino. Mi pare però importante, suggestivo e anche in qualche misura forse sintomatico dell'altezza della ricerca così schiva e di nicchia, come è stato detto, non poteva che finire nella nicchia, di Renato Ranaldi, questo tema così impegnativo dell'Axis Mundi, che è un tema che si carica da quando gli umani abitano la Terra, di valenze sempre nuove. È davvero un tema primigenio che accompagna gli umani nel loro sentiero sulla Terra da quando la abitano, e dunque ha questo carattere di forza primigenia, archetipico per l'appunto, dell'asse dell'universo, un asse fuori asse in qualche modo. Vedrete andandoci, magari anche guardandolo la sera, con la suggestione di una illuminazione che valorizza davvero questo punto di incrocio tra più strade, che c'è un elemento in bronzo che segna una sorta di fuoriasse, di sospinta attenzione verso i margini, che è un carattere proprio da sempre, si potrebbe dire, della voce artistica di Renato Ranaldi, di un bilico, di una sensazione di precarietà, di provvisorietà, su cui immagino si soffermerà in particolare Bruno Corà, che desta anche qualche apprezzione, standoci in una qualche forma di prossimità circa la qualità statica, e appunto questo essere fuori fuoco dell'asse dell'universo, di una struttura portante che fino dalle più antiche religioni, dall'Oriente dal quale proveniamo, cui sorge il Sole, consuona con questa tensione verso l'alto che è sempre propria dell'esperienza di noi che siamo condannati ad essere esseri terragni, a stare con i piedi per terra. Ed è questo collegamento tra la terra e il cielo e gli inferi che ha un carattere universale, che ha risonanze proprie dell'antropologia culturale, della filosofia, tant'è che il riferimento a questo elemento di bronzo è un riferimento propriamente filosofico. Lo diceva prima Renato Ranaldi, immagino che vorrà tornare su questo punto, che è anche la mia chiusa inevitabilmente, e cioè il clinamen. Nella fisica e nella filosofia, che erano la medesima cosa prima che ci perdessimo nelle misterie della metatafisiche, diciamo, no? Della metafisica, il clinamen nell'orditura dell'universo era la diversione imprevedibile dentro il regno dell'organizzazione atomica, e la dimensione di diversione imprevista ed imprevedibile è anche lo spazio della nostra umana imperfezione, e dunque anche lo spazio della nostra libertà possibile. Questo tratto di umanità così radicato
nel nostro essere finiti, allude ad una dimensione, diciamo, di scioperio, per l'appunto, di tempo perduto, che è l'unico che si guadagna sempre, di essere come sospesi dentro la vita, ma anche osservarla da fuori, che è un carattere originalissimo della meditazione e del gesto artistico di Renato Rinaldi. Mi fa molto piacere allora che qui, in questo palazzo così importante, che ospita frequentemente momenti significativi di riflessione, come certamente anche questo, per l'intera città, e di questo dobbiamo davvero ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio, con una presenza nutrita e davvero qualificata, sia possibile tornare oggi ad ascoltare Bruno Corà e Renato Rinaldi, ma soprattutto riaprire questa interazione mai chiusa con la città, che continuerà ad interrogare, a provocare riflessioni e reazioni, che alla fine è ciò a cui serve la cultura. Non c'è vita senza pensiero, senza quella dimensione di dialogo muti di sé con se stessi, e non c'è nulla più dell'arte che possa provocare pensiero, e noi abbiamo soprattutto bisogno di questo. Se ci pensiamo, in definitiva, la sciatteria del linguaggio monodimensionale che utilizziamo, l'improntitudine spesso con cui lo utilizziamo, ha questo carattere di assenza, perché si è dimentichi del rapporto con le cose ultime, spesso anche con quelle penultime, che solo l'arte sa magistralmente, quando è arte autentica, nominare ed evocare. Vi ringrazio, immagino che debba parlare ora Bruno Corà. Ben altri
ancora, diciamo, bisognerebbe ricordare persone forse che non avevano la medesima, diciamo, luce, il senso di responsabilità in prima fila, come potevano avere il Teatro Afflitto, come poteva avere gente, appunto, gli artisti come Chiavacci, La Giuntoli, eccetera, ma anche persone come, per esempio, mi viene in mente Tonino Nespoli, oppure Sergio Peragnoli, che è stato sempre, anche lui come artista, molto vicino ai suoi colleghi, poi era un trait d'union con l'insegnamento e con le attività, aiutava gli artisti, insomma era vicino a Melani quando doveva fare le famose saldature, c'era nessuno che era capace come Peragnoli a fare le saldature. Insomma, si torna in un luogo che ha questo, oltre, diciamo, che come poetica, adesso poi mi parlerà Renaldi stesso del clinamen, è un luogo che ha sempre un clima, voglio dire, anche un clima culturale, un clima di idee, di pensieri che stimolano, diciamo, a continuare poi questo percorso che noi stiamo compiendo ormai da anni. E qualche volta, diciamo, un po' da soli, qualche volta invece con il conforto di amici come voi, eccetera. Quindi è una serata interessante. E ancora, diciamo, parliamo di Renato Rolando, un'opera come quella che viene ad insediarsi in questo luogo della città, che è stato detto che non crocevia, e forse potremmo ancora più precisamente, diciamo, in un trio, perché la croce non è completa, lì c'è un trio, e questo si dice molto in quanto trio a Rinaldi, per caso ma anche per una fortunata coincidenza. L'altra coincidenza è stata già sottolineata, sono elementi che sono venuti fuori dalla visita che ho compiuto poco fa, e è proprio questo curioso fenomeno, diciamo, che la strada che accoglie quest'opera è dedicata a Zamenhof. Insomma, io credo che non ci sono molte città italiane che hanno via Zamenhof. Forse vorrei andare, ma Pistoia forse quasi l'unica, non so, ecco. Ed è un segno anche questo del destino, forse, perché poi di Zamenhof si parla poco, ma insomma l'esperanto è una lingua che ancora non si parla nel mondo, ma che è stata in qualche modo predisposta, e poi i fruitori sono pochi, non si conoscono, oppure stanno in giro per il mondo, ci sono molte associazioni, però è curioso che questa lingua nuova, diciamo così, accolga un'opera nuova. Nuova in che senso? Ecco, il lavoro, questo Axis Mundi, che viene anche definito fuori asse, è nuovo perché è un lavoro che si colloca, non si può dire al di fuori perché fa parte dell'arte, dentro l'arte, però si colloca al di fuori, come accennavo dianzi, fuori appunto dei canoni, fuori del conforme che, diciamo, in generale le forme artistiche, anche quelle più avanzate, dettano. Ci sono un po' delle regole. Cioè, se uno fa un quadro, deve usare la superficie di cui si sta occupando, quindi in qualche modo quello è un quadro, se no è un'altra cosa, come quello che fa Renato Rinaldi, appunto, diventa un fuori quadro. Se lui lavora fuori dalla superficie, lavora sui bordi, sulle cornici, quasi dietro, o addirittura se dalla superficie, dal bordo del quadro, da quelli che sono i lati, va addirittura a finire sul muro, come spesso ha fatto negli ultimi tempi, sporcando il muro, e proprio siamo fuori quadro. Siamo fuori quadro e siamo fuori sistema, diciamo, siamo fuori dalle diciamo, cosiddette regole condivise, e siamo appunto dentro le regole di qualcuno, come nel caso di Rinaldi, che queste regole se le vuole fare da solo, e poi le vuole anche qualche volta addirittura trasgredire. Quindi siamo dentro una devianza, direi senza limiti, perché è una devianza che ogni volta che si produce, siccome è enunciato ed è
ed è diventa lingua, diventa forma, allora non va più bene già, perché per l'artista stesso diventa luogo per lui, consueto, comune, quindi ha bisogno di trasgredire anche questa devianza. Quindi direi che l'artista in questo caso è qualcuno che devia con una attitudine ulteriore di sovversività addirittura verso se stesso, il che diciamo veramente, francamente, lo rende molto difficile proprio da frequentare. Però poi se uno lo frequenta e ci passa del tempo, ci passa degli anni, ne riceve un beneficio. In che senso? E scopre tante piccole cosine che effettivamente sono diventate nell'arte cancerogene, cioè segnano delle deità, delle stanchezze, e che invece l'arte come tale, perché l'arte è eversiva dal suo, diciamo, esordio, esige, diciamo, questo rinnovamento, questa messa in discussione continua. Ecco, io stasera cercherò di fornire alcune indicazioni e in un certo modo alcune suggestioni per indurre chi osserva l'opera, che appunto fra poco andremo anche, chi vorrà venire a vedere, questo Axis Mundi, e a far sì che ognuno si crei le proprie, diciamo, di suggestioni. Dal momento che, e qui non credo di sbagliare molto, questa invenzione che vedremo stasera, quest'opera, non ha un significato che si possa veramente e completamente disvelare. Non ce l'ha questo significato. Anche se, appartenendo alla categoria degli Axis Mundi, o degli Axis in generale, o dei fori asse, oramai come possiamo definire quelli che fa Renato Ronaldi, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista religioso, quasi quasi potrebbe essere classificabile, potrebbe essere letta come opera. Ciò nonostante, quest'opera credo abbia un suo aspetto, rimane, diciamo, con un aspetto enigmatico, cioè suscita degli interrogativi, alimenta una curiosità che avrebbe l'ambizione di essere soddisfatta eliminando in qualche modo un nodo che genera nel pensiero. E infatti ognuno si domanda, ma che cosa è? Poco fa qualcuno mi ha detto, prima di entrare qua dentro, che mentre noi venivamo a piedi da via qui, dalla via Zamenhof a qui, un homeless, cioè un senza tetto, che qui è a Pistoia, dove peraltro non ne vedo molti spesso, per cui deve essere uno che fa un film, qualcuno, non so, ce n'è ancora qui anche qualcuno. Insomma, un crociere ha detto, ah, adesso l'unico posto lì che ci avevamo per dormire ce l'ha occupato pure quest'artista, adesso insomma si lamentava, dice, adesso farò in modo che si tolga questa roba qui, perché sennò lì non ci si può più andare a dormire, eccetera, eccetera. Quindi vedete che poi dà fastidio pure alla gente comune, insomma, no? Quest'opera. Quindi che cos'è quest'opera? Ebbene, allora partiamo innanzitutto da questo titolo, Axis Mundi, cioè asse del mondo. È stato già detto che questo concetto è appartenente all'universo, diciamo, più genericamente sciamanico, così, e non solo, e contraddistingue l'elemento di congiunzione della Terra al cielo. Esso è connesso al concetto anche di ascesa dalla terra al cielo, e lo shakri, cosiddetto, questo è il termine con cui lo sciamano tunguso viene definito shakri, e deve questo shakri arrampicarsi su di esso, su questo axis, nel rito iniziatico che lo rende capace di invocare la divinità e di scacciare i demoni o di intrattenere contatti con particolari classi di spiriti, perché alla fine lo sciamano è un guaritore. In questo caso, nel quale l'axis è materialmente un asse di legno dipinta, ed è concepito e realizzato da Ronaldi in quanto scultura, con la quale egli sviluppa un'azione estetica emblematica di un modo di dare corpo a una dimensione plastica conseguente, e di una
precedente di carattere pittorico-spaziale, perché prima di avere fatto i fuoriasse non abbia fatto i fuoriquadri. La creazione è puramente dunque da considerarsi quale espressione nell'ambito prettamente artistico. Qui non c'è niente di religioso, secondo me non c'è niente di medico, spiritico, diciamo in senso sciamanico, è una scultura, bisogna ricondurla a questo ambito. Però non è inutile ricordare che nel 2014, dunque, dopo che la Naldi aveva già da alcuni anni diffuso questo suo più avanzato ciclo di pittura, che ho testé definito appunto dei fuoriquadro, e che hanno cominciato così a venire fuori intorno al 2008, oppure delle sculture stesse degli stessi anni del 2008, a cui seguiranno lì a poco anche i cosiddetti fuoricarta, cioè i disegni, non i dipinti, ma i disegni dove si deserta la centralità della superficie per lavorare sui bordi. Bene, allora io in quegli anni lo invitai nel 2014 ad una mostra intitolata Le Nove Porte. Le Nove Porte, sciamanismo e arte contemporanea. Una mostra che abbiamo realizzato a Roma per commemorare gli studi di un amico carissimo che abbiamo così perduto per un incidente stradale, un insigne antropologo, sciamanologo, che risponde al nome di Romano Mastro Mattei, che per molti anni ha insegnato alla Sapienza di Roma, e diciamo per il quale Ranaldi, per la quale mostra Ranaldi, ha allestito un axis mundi. In quella circostanza lui ha fatto un axis mundi in bambù, invece che con un asse ha usato un bambù. Un bambù, ancora quella volta ha usato del bronzo, per diciamo, completare la scultura, una terra refrattaria e della tempera. E tutto questo aveva un'altezza di 9 metri, era sotto una cupola, anche lì lo stupa celeste era evocativo di quelli che possono essere i riferimenti, diciamo, alla cultura sciamanologica. Anche lì, per quella circostanza, oltre ad aver fatto quest'opera, Ranaldi scrisse un significativo racconto, questo è il lato, diciamo, suo poetico letterario, dal titolo Axis Gilda, e il riferimento è ad un famoso film di Rita Hayworth, perché il personaggio di Ranaldi, che appunto è un giovane, è un adolescente, si è innamorato di questa figura, che era Rita Hayworth. Rita Hayworth, che ha innamorato decine di generazioni durante, dopo e di lei, eccetera, eccetera. E questa Axis Gilda, questo è il titolo del film, portava a questo tipo di testo. Leggo un brano di Ranaldi perché salto tutta la parte, diciamo, di sogno che questo giovane proiettava su questa figura femminile bellissima, c'era un innamoramento, cioè invece vado all'Axis, che in quella circostanza lui evoca. Una cosa soltanto riusciva a mettermi in contatto con la realtà, che non fosse quella creatura fatale, la vista e la contemplazione di un altissimo palo, che lui guardava dalla finestra di casa sua, che appunto come adolescente, di un altissimo palo dipinto con quel ceruleo smorto che chiamano il blu royal. Alla pertica che si ergeva in quel giardino, ben piantata in terra, circa a metà della sua altezza, era stato assicurato con un laccio ben stretto un oggetto che dal balcone del quarto piano, nonostante ce la mettessi tutta, non riuscivo ad identificare. Anche lui aveva dei problemi, evidentemente, a capire cosa fosse. Sembrava un corpo macchina, fornito di manovelle, una sorta di organismo che poteva somigliare a un odradec. Ecco che esce fuori questa parola, somigliare a un odradec, spiritello domestico, meccanico, che avrei incontrato più avanti negli anni leggendo Kafka. Ma non capivo cosa fosse quella roba assicurata al palo, sembrava una cosa con una volontà propria, un proprio raziocinio, come certi oggetti animati di Walt Disney, ma un segno atterrito all'idea di significare qualcosa. La pertica era posta di fronte alla casina degli attrezzi del giardiniere, in un punto cieco del giardino, un luogo tagliato fuori dall'architettura delle aiuole e che a malapena intravedevi, tale era la quantità di malva e di erbacce cresciute.
Persino un rovetto era cresciuto a dismisura, facendo sembrare quel luogo una giungla. Tutti gli anni, all'inizio dell'autunno, si presentava un tizio con una scala a pioli, interessante anche questo dettaglio, un pennello e un barattolo di vernice. Aveva il compito di rinnovare col colore quel palo. Dopo averlo pulito con cura da cima a fondo, stendeva una mano di blu royale, stratificando sopra la precedente stesura un'altra dello stesso ceruleo smorto. Di quel puntuale incarico chiesi per sapere alla mamma, la quale mi disse, senza dare troppo peso alla questione, che quel palo era lì da sempre e che non serviva a niente. Questo lei sapeva e nient'altro. Passavo le ore al balcone, anche d'inverno, a contemplare quell'enigma affiancato alla pertica. Quella vista mi pacificava e leniva quella pena che avevo dentro giorno e notte. Tutte le volte che mi affacciavo, chiudendo rigorosamente alle mie spalle la porta finestra del balcone, dovevo consumare quel tempo della contemplazione totalmente solo. Osservavo, stando al di fuori, anzi al di sopra, situato in un piano diverso dal quale guardavo senza essere visto. Dall'alto del mio osservatorio avevo notato che il giovedì di ogni settimana l'unica cura del giardiniere, ma era poi un giardiniere quello, del quale non avevo mai visto il volto perché portava un cappello dalle larghe tese come un sombrero, era quella di togliere le erbacce per un raggio di un metro circa intorno alla base del palo. Finita questa funzione, entrava nella casina degli attrezzi, da dove usciva con una scala, anche questa dipinta dallo stesso Blue Royale, che appoggiava la pertica per salire. Notavo però tutte le volte che poggiava a terra la parte rastremata della scala, quella che viene poggiata di solito alla parete per assicurare quel minimo di stabilità. Con questo rovescio, la scala sottosopra, rendeva pericolosamente instabile e quindi rischiosa l'ascesa. Poi, con estrema cautela, saliva fino a trovarsi faccia a faccia con la cosa. E con un gesto lento, ma deciso, come quelle movenze che occorre una vita per renderle sovrane, girava una sola volta la manovella dell'oggetto senza identità, come dovesse rassicurarsi per qualche funzionamento. Stava immobile qualche secondo, poi con prudenza scendeva, riponeva la scala nella casina del giardiniere e se ne andava. Io spiavo con un brivido nostalgico quel cerimoniale che celebrava la sovranità dei segni, forma seducente di un rito come se l'avessi perduto per sempre e non potessi più praticarlo. Era la nostalgia di uno stato antico come il mondo che mi affascinava dentro la morsa di una responsabilità. Il rito esoterico si offriva a me come se avessi dovuto decifrarlo. E siamo da capo, ancora non sappiamo che cos'è questo oggetto. Con l'Axis Mundi è connessa e viene arrivata per via dell'Odra Deck la scrittura immaginaria di Franz Kafka, che con la formazione dell'arte di Rinaldi ha molto a che fare. Questa figura immaginaria dell'Odra Deck fa la sua prima apparizione in un racconto di Kafka dal titolo Il cruccio del padre di famiglia, nella raccolta Un medico di campagna, di cui ugualmente vi leggo un breve brano. Questo è Kafka. C'è chi afferma che la parola Odra Deck sia di origine slava e, fondandosi su questa premessa, cerca di dimostrarne la formazione. Altri sostengono invece che derivi dal tedesco e che lo slavo l'abbia solo influenzata. Ma l'incertezza di entrambe le interpretazioni consente senz'altro di concludere che nessuna coglie nel segno, tanto più che né l'una né l'altra serve a trovare il significato della parola. Nessuno naturalmente si occuperebbe di tali studi se non ci fosse davvero un essere che si chiama Odra Deck. Al primo sguardo ha l'aspetto di una scoletta piatta, a forma di stella, e in effetti pare anche coperto di filo, ma è probabile che siano soltanto dei vecchi pezzi di filo di tipo e colore diversissimi, strappati, annodati gli uni agli altri, ma anche aggrovigliati insieme. Ma non è solo una scoletta, perché dal centro della stella parte una stanghetta diagonale e a questa stanghetta si ricongiunge un'altra ad angolo retto, una seconda. Con l'aiuto di quest'ultima, su un lato, e di uno dei raggi della stella sull'altro, l'insieme riesce a tenersi in piedi come su due gambe. È
si sarebbe tentati di credere che questa figura abbia avuto un tempo una qualche funzione e che ora sia solo rotta, ma non sembra essere così, quantomeno non ci sono indizi. Da nessuna parte si notano attaccature o incrinature che facciano pensare a qualcosa del genere. L'insieme si presenta, sì, privo di senso, ma a suo modo chiuso. Dunque, è impossibile dire qualcosa di più preciso, perché Odradek è straordinariamente mobile e non si fa prendere. Si trattiene ora in soffitta, ora sulle scale, oppure nei corridoi, oppure nell'ambito. A volte non si fa vedere per mesi. Allora vuol dire che si è trasferito in altre case, ma poi immancabilmente torna nella nostra. A volte, quando si esce dalla porta e lui se ne sta lì di sotto, appoggiato alla ringhiera delle scale, viene voglia di rivolgergli la parola. Naturalmente non gli si fanno domande difficili, bensì già la sua piccolezza induce a farlo, lo si tratta come un bambino. Come ti chiami? Gli si chiede. Odradek, dice lui. E dove abiti? Senza fissa dimora, dice lui, e ride. Ma è una risata che può produrre solo chi sia senza polmoni. Suona un po' come un fruscio di foglie morte. Con questo termina di solito la conversazione. Del resto non sempre si ottiene risposta, anche di questo genere. Spesso lui rimane a lungo muto come il legno di cui sembra essere fatto. Inutilmente mi chiedo che cosa ne sarà di lui. Può morire? Tutto ciò che muore ha avuto prima una sorta di scopo, di attività in cui si è consumato. Non è il caso di Odradek, ma continuerà allora a rotolare giù per le scale, tirandosi dietro i suoi figli, fra i piedi dei miei figli o dei figli dei miei figli? È evidente che non fa male a nessuno, ma l'idea che debba anche sopravvivermi mi è quasi dolorosa. E qui finisce il testo di Kafka. Ma dopo Kafka, dell'Odradek si sono occupati parecchi altri, nominandolo per esempio lo scrittore Jorge Luis Borges, nel manuale di zoologia fantastica parla dell'Odradek, e poi successivamente altri, come per esempio Tommaso Landolfi nel suo breve canzoniere. A questo punto abbiamo già introdotto gli elementi fondamentali di questa opera, che è appunto l'Axis Mundi di Renato Rinaldi, della quale opera si è compreso che esistono, tra l'altro, versioni già realizzate, precedenti, a cui questa di Pistoia però si rivela essere la più grande, la più impegnativa anche. E qui anche io rivolgo un ringraziamento agli amici Claudio Rosati e Paolo Santini che hanno collaborato con Rinaldi alla realizzazione di questo importante lavoro. E tornando al nostro argomento, facendo riferimento a queste versioni precedenti, nomino qui alcune di esse, mi sembra importante per la filologia che quest'opera possiede. Si tratta per esempio di Arredo, un'opera del 2005, esposto al Museo d'Arte Contemporanea di La Spezia e recante una foggia di una scala a piori di colore guarda caso blu royale, con la rastrellazione della scala all'inverso, esattamente come quella rispondente al racconto di Rinaldi. D'altra parte l'ha fatta lui, cioè con la parte stretta della scala in basso e quella più larga in alto. Arredo terzo reca anch'essa come l'axis di Pistoia una manovella. In entrambi i casi essa non ha alcuna reale funzionalità se non figurare. Qui la manovella è sparita, non c'è più. È vero, Rinaldi? Non c'è più. Beh, una novità, oggi l'ho constatata. Beh, vedi, è sempre trasgressivo, non ci si può mai fidare. Allora, in entrambi i casi essa non ha alcuna reale funzionalità se non figurare, difatti essa non carica niente, né tantomeno esegue alcuna funzione se non quella, almeno nell'arredo numero 3, la funzione che aveva di girare a vuoto, perché non carica niente. Va ricordato per inciso che la scala è anch'essa un axis mundi, è uno strumento di ascesa, infatti, no? Dalla terra verso il cielo, ed è stato poi questo strumento reso emblematico sin dall'antichità dal celebre episodio della scala di Giacobbe e del suo sogno, diciamo, della scala celeste per salire dal cielo. L'elemento in bronzo vincolato mediante un filo di ottone all'axis, cioè quello che adesso dobbiamo chiamare col suo nome, cioè l'Odradek, è a tutti gli effetti una macchina celebre.
perché oggi proprio osservandola vedevo che aveva questi tre strani, li potrei definire una triade di fogli d'ottone che rilucono, no? Diciamo, rispetto all'opacità del bronzo, e che a me sembrano proprio dei cartocci, come li facevamo da ragazzini quando così quello che vendeva le olive o le fusaglie ci dava un po' di questi lupini dentro un cartoccetto, faceva un cartoccio, e questi cartocci si vede che a Renato Ranaldi sono rimasti impressi come modalità, direi, di fattura e anche artigianale quasi. E dunque questa a tutti gli effetti appare come una macchina celibe, dicevo, analoga a quelle concepite da Marcel Duchamp e prima di lui, ancora prima di Duchamp, da Raymond Roussel nel celebre romanzo onirico Locus Solus, in cui appunto ci sono delle strane macchine, delle strane invenzioni. E infatti, dopo aver realizzato nel 2007 un Odradek in bronzo completamente autonomo, che è ancora possibile credo osservare nel suo studio, nel 2008 Ranaldi ha realizzato due versioni ancora dell'Axis, Axis numero 1 e Axis 2, numero 2, una con il bronzo color acrilico e il legno e l'altra con il bronzo, il gesso e la tempera su un sostegno di bambù. L'Axis è costituito da bambù ancora una volta. In questo stesso anno nasce anche il Crono Mocha Boom. Crono Mocha Boom è un'onomatopeia, diciamo un'invenzione, il titolo, 2008, e successivamente i due fuoriasse, primo e secondo del 12, del 2012, con uno con colori acrilici, filo d'ottone e legno, e l'altro con il legno, filo d'ottone e un oggetto, entrambi con assi, diciamo, profilate, non a sezione, diciamo, parallelepipeda quadrata. Per una lettura più esauriente di queste arti si resterebbe da esaminare un altro aspetto, cioè l'elemento della legatura, che non è inutile. L'Odradek sta sull'asse grazie a una fortissima legatura, dunque un vincolo che congiunge questo bronzo alla trave. In ogni caso, anche qui sarebbe lungo dovessi soffermare, vincoli e legature rinviano ad un complesso mitico, anch'esso sacro, riconducibile alla concezione del tenere insieme o del riunire ciò che è sparso, compito universale questo delle religioni. Del fuoriasse fuori quadro, Ranaldi ci offre nel suo promemoria, ecco, Ranaldi poi ha prodotto per tutti noi mortali un suo promemoria, per chi volesse pure, diciamo, interpretare, leggere le sue opere in modo corretto, che è compilato questo promemoria, abitazione dei manuali del Bignami, quelli che si usano da scuola, non avevamo voglia di studiare, era la via più breve per andare a fare un esame, e i concetti chiave sono questi, le parole sono di Renato Ranaldi. Il fuoriasse, fuori quadro, indica il luogo della condensazione del gesto intenzionale dell'arte, che si mostra nella marginalità fisica della tela icona o di un axis appartenente alla grande tradizione, dove sta a simboleggiare la condizione di estraneità alla centralità presunta descritta dalla stesura soggetto su una tela designata ad accoglierla. È, diciamo, una definizione, direi, oggettiva di quello che vuole essere fuoriasse e fuori quadro. È evidente, siamo alla conclusione, che questo ciclo di opere di Ranaldi, che segna la sua maturità linguistica per radicalità e per inclinazione estremistico-parossistica, è evidente ed altresì modalità che esprime la sua dichiarata devianza e sovversività, come questo sia un luogo, diciamo, per lui familiare, quello di venire meno, diciamo, ad ogni normatività artistica vigente, e quindi quello che abbiamo poc'anzi detto. A questo ciclo dei fuoriasse e fuori quadro, come ho già accennato, sono riconducibili anche i disegni fuori carta, ma anche il più recente ciclo di disegni, che è stato poco fa evocato dal signor sindaco, Scioperii del 2016. Ora,
Chopéry vuole dire prendersi questo tempo, diciamo, della vacanza, però è anche un termine tecnico che si usa nell'analisi, quando si fa l'analisi delle decorazioni su, diciamo, delle superfici, dei muri decorate da fresco. Lo sciopero si viene a scoprire che accanto, vicino alle sinopie, sotto appunto il manto, sotto l'intonaco, si trovano dei piccolissimi disegni a margine sul muro, come quelli appunto che poi lui ha conquistato con modalità linguistica e ha riprodotto sui suoi fogli da disegni, e che sono dei momenti di libertà, diciamo, dell'artista che discute con l'aiutante, con l'assistente, fa uno schizzetto oppure pensa ad una modalità di rappresentazione. Questi sciopery sono diventati un tema per Anandi, che ha realizzato un ciclo intero di opere di questo tipo, pubblicandoli e anche facendo una mostra a Firenze, che appunto abbiamo avuto la fortuna di conoscere, vedere, e sono il più recente momento di questa elaborazione dei fuori carta. Ebbene, se si volessero individuare altri pronunciamenti ancora che in qualche modo possono avere o potrebbero avere rapporti di tipo soprattutto formale più che concettuale con gli axis di Rinaldi, si possono evocare, secondo me, in primis quelle straordinarie tavole che sono l'andata al Calvario del 1564 e il trionfo della morte del 1568. Voi direte, come così indietro si va a prendere questi esempi? Per me sì, opere di Peter Bruegel, in cui ci sono degli alberi spogli, proprio degli axis, con le ruote, sulla sommità ci sono delle ruote, che tuttavia hanno lì una funzione prettamente tanatologica, perché vengono sempre appesi i corpi umani e altre cose, ma hanno lo stesso tipo di morfologia. E poi direi che un altro esempio a cui io ho potuto così rimandare la morfologia è quello della colonna senza fine di Brancusi, la Endless Column, alla quale appunto peraltro sembra fare anche un esplicito omaggio l'opera che c'è qui, no? Di Claudio Parmigiani, presente qui a Pistoia nel vivaio di Vannucci, perché anche essa, come quella appunto di Brancusi, ha un esplicito anelito alla tensione di crescita verso l'alto. E qui siamo al punto un po' conclusivo di questa riflessione, perché l'Axis Mundi di Rinaldi a Pistoia, non a caso, città della vivaistica, l'Axis è comunque un albero, no? Diciamo, è un albero della vita, seppure si mostra refrattario ad una qualsiasi attribuzione di significato esplicito, mantenendo una propria valenza enigmatica fino alla fine, come vedete, non può non essere indicativo di una cifra sottolineante l'ascesi biologica, ma anche quella simbolica, poiché, come suggerisce opportunamente Mircea Eliade, se i riti di ascensione conservano un posto predominante nella economia del sacro, questo axis sembra indirettamente affermare che nessun mondo è possibile senza la verticalità, e questa dimensione per se stessa evoca la trascendenza. Ebbene, proprio l'antropologo che abbiamo poco fa nominato, Mastro Mattei, questo caro amico che abbiamo ricordato, aveva acutamente annotato nella sua riflessione, quando aveva preparato i suoi saggi per questa mostra, poi lui non l'ha potuta vedere perché è morto, però Mastro Mattei aveva acutamente annotato, appunto nella sua riflessione, che a proposito delle narrazioni autobiografiche di questi jacri, cioè gli sciamani, aveva notato una loro oscillazione sempre tra la drammaticità e l'ironia. Ebbene, sono attribuzioni entrambi, queste due, calzanti per il temperamento dell'autore di questo Axis Mundi, da oggi situato a Pistoia. Grazie.
viene in mente che le città, quando vogliono darsi lustro, costruiscono le cose alte. Sempre più in alto, la Tour Eiffel, l'Empire State Building, le Torri Gemelle, tutta roba alta, alta, sempre alta. Gli artisti sono sensibili, scimmiottatori, e infatti Brancusi, che aveva nominato, ha realizzato una colonna senza fine nel suo paese in Romania. Però non gli è bastato. Una volta nel 38, sulle rive del lago Micina, dice: qui mi piacerebbe mettere un Axis Mundi, però dovrebbe essere di 400 metri. E ne parlò di questo progetto, poi naturalmente gli disse: guarda, no, non è il caso, lascia perdere. E ora potete immaginarvi il mio grado di frustrazione con il mio Axis Mundi, che è 9 metri appena, insomma. Però anch'io sono stato contagiato da questa idea della sacralità. Un fuoriasse che è una devianza che cancella il diktat della simmetria, lo cancella, mette una cosa a fianco. È un monumento contro la virtù stabilita della serietà. Ecco, consideratelo così, come un monumento a una virtù che è stata negata, la serietà. E più è negata la serietà e più il fuoriasse dichiara la propria essenza. È l'asse immaginario del mondo, no? Questa idea è molto affascinante. Io decido un luogo e metto un axis, dico: l'asse del mondo passa qui. 20 passi più in là c'è un altro che dice: l'asse del mondo passa qui. Poi un altro, Pietro Vangolo, dice: no, passa qui. 100, 1000, tutta una rifondazione di quest'asse del mondo che passa da tutte le parti. È straordinariamente eccitante, ma anche molto comico, perché ognuno si prende una responsabilità, una bella responsabilità, dice: l'asse del mondo passa di qui. Io me la sono presa e l'ho messa questa nicchia. Tutta la Terra attraversata dalle rifondazioni cosmiche, perché queste sono rifondazioni cosmiche, hanno questa pretesa. E tutte sono plausibili, possibili, perché tutti pensano e credono la seconda passi lì, lo decidono. Ecco, ora questa è una cosa molto interessante che io trovo, che il corrispettivo dell'Axis Mundi è l'Axis Sui, cioè è un asse interiore che tutti hanno e che coincide con una astralità relativa alla propria affezione, a una funzione di affettività. E mi verrebbe in mente di mettere un axis sui a Firenze, in Piazza D'Azeglio, ad esempio, dove vicino a una banchina dove aspettavo una compagna di scuola che mi passava sempre il compito in classe, ed ero felice quando la vedevo, per ovvi motivi. Lì pianterei un assis sui, lo pianterei anche di fronte alla scuola in via della chiesa, quando usciva mia figlia di lì con tutti i bambini vocianti, e quello è un luogo straordinario. È l'ambito centro dell'essere, è un'estraniante felicità, e l'assis sui determina quel punto.
Personalmente ne ho tanti, ne pianterei un po' dappertutto di questi arci sui, perché ho memorie grate dappertutto. Viene in mente anche maestri sufi che giravano in continuazione per perdere una specie di coscienza, una coscienza di trovarsi in un luogo e a credersi centrati in un non luogo. Questa è un po' anche la funzione dell'Axis Mundi, perché decido che l'asse del mondo passa lì, no, o passa lì, lo decido io. Un non luogo diventa luogo, o viceversa, quel luogo diventa un non luogo. Perché? Paradossalmente, per essere centrati, è necessario perdere l'orientamento. Questo è curioso, ci pensate, ma è proprio così. Il centro gravitazionale dell'organismo è due dita sotto l'ombelico. Ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, che l'arachidi veniva fatto proprio in quel punto. Questa è un'altra cosa che mi è venuta in mente, cioè relativa alla Pizia, la sacerdotessa oracolare di Delfi. Anche lei aveva il suo axis. Lei prediceva aspirando vapore che usciva da una fessura alla base di quell'onfalos. Faceva una specie di aerosol oracolare, perché questi fumi la mandavano chissà dove e lei diceva. Faceva questi fumi come se avesse una sinusite oracolare. Se la Pizia dovesse fare il suo aerosol divinatorio proprio ai piedi del mio axis, questo che ho messo qui a Pistoia, probabilmente la sua sinusite non ne ricaverebbe giovamento, perché la terra di quella nicchia, che l'arte ha pretesa di nobilitare con un fuoriasse, ha subito da molti anni le impellenze di certi flaneur nottambuli. Chissà se nel nuovo assetto di quel tratto di mura si riuscirà a cancellare dalla mente di alcuni cittadini l'abitudine derivata dal concetto di Vespasiano. Io so, può essere. Io sono solito accompagnare ogni segno e ogni soggetto oggetto con una didascalia, più o meno breve. E vi leggo la didascalia che ho pensato per questo Axis Mundi. È un momento solenne, perché certi deliri io tendo a scriverli in prima persona, perché preferisco mettermi a nudo, perché così mi fa più responsabile di quello che scrivo e di quello che dico. Allora, Don Chisciotte, quando usciva di casa, non riconosceva il mondo. Anche a me succede. Nel 2050 sarò un barbone fantasma, me lo sento. Andrò in giro sotto braccio alla mia ombra. Non riconoscerò niente della città. In una nicchia, lungo le mura, una trave con un coso allacciato in cima, quella sì, mi sarà familiare. Con un fornello da campeggio e un materasso divagherò proprio lì. Sarà la mia casa. Scaccerò i cani che marcano il territorio proprio sulla trave. Impedirò ai fidanzati di scrivere i loro nomi.
spazzerò il marciapiede tutto intorno e sfratterò i ragni dai buchi tra una pietra e l'altra. Aspetterò paziente il penultimo dei moicani, l'ultimo sono io. Quando verrà, lo ospiterò nella nicchia. È un tipo discreto, mite. Si porta presso un sacco a pelo per non disturbare se resta a dormire. Di giorno andremo in giro a stonarci, a bere seduti sulle panchine in piazza. Ma chissà se esisteranno ancora le panchine. Poi nella nicchia, di notte, accenderemo un fuoco. Penseremo a tutta l'arte che non abbiamo fatto e dovevamo fare. E parleremo fino all'alba di tutto quello che è proibito. Così nutriremo la sventura che anima il pensiero. E ringrazio il professor Corà per l'illustrazione che ha fatto, e questo è un altro dono all'opera che stava facendo. Devo comunque dire due cose: ringraziare nuovamente tutti gli amici rosariani che mi hanno permesso e che ci hanno permesso di portare avanti questo che ogni giorno si arricchisce di tanta cultura e di tante cose. Io, noi siamo soliti donare alle persone che collaborano con noi il nostro guidoncino, e quindi il primo lo do al... ci passo. Grazie. Al professor Corà. Grazie. A me non... aspetta, un attimo. Fuori asse. Fuori asse. L'altro lo do la cosa. Sì, quindi abbiamo terminato. E adesso passiamo al fuori asse. E quindi è fuori asse. Però non dai. Certo. Grazie. Grazie a tutti e ci incontreremo, chi vuole, alla... Direi che sarebbe interessante stare a visitare. Sì, un attimo, devo dare, non avevo visto, devo ringraziare il governatore del Rotary, che prego che si può alzare, che è venuto da Arezzo, che non l'avevo visto, scusate. Scusate, la ringrazio, che è venuto da Arezzo per assistere. Ciao, grazie di cuore. Comunque ho avuto modo di sentire, quasi per il tempo il suo discorso. Buonasera, sindaco, piacere, Sandro Mignani, buonasera. Ecco, io ero venuto, quindi lascio un piccolo pensiero, non è il solito guidoncino, ma vi lascio, siccome io sono di Arezzo, è una... fotografia fatta sulla piazza grande di Arezzo, ve la lascio volentieri a tutte e tre. Grazie di cuore. Bene, quindi adesso per chi vuole vedere l'opera ci trasferiamo a Piazza. In fila indiana. Se volesse potrebbe... Ci vediamo lì.